Carissimi amici, bentornati in una nuova videoricetta e questa volta faremo una pizza in teglia con 20% di biga e 10% di polish all'interno dell'impasto che andremo a completare domani. Allora, la ricetta è basata su 2 kg totali di farina. Per inserire il 20% di biga su 2 kg ci vogliono 400 g di farina e 200 g di acqua, mentre per il 10% di polish su ogni chilo di farina 100 g di farina. Automaticamente avremo a che fare con 200 g di farina e 200 di acqua per il polish. Ecco la biga. Farina W340 e questa volta ho utilizzato la Caputo Rossa, che tra l'altro, chi non lo sa, ci ho vinto il titolo mondiale nel 2014 a Parma con la pizza in teglia. Ecco la ciotola. Questo è il polish e questa è la biga, dove abbiamo 400 g di farina e 200 di acqua. La biga deve essere bella grezza, impastarla giusto un minuto, due minuti. Il polish invece, vedete? Una volta che si presenta così, vedete? Come una crema. Andiamo a impellicolare tutti e due i prefermenti e un prefermento andrà in frigo con una temperatura controllata di 4 gradi. Che è questo? Passate le 16 ore, abbiamo il polish fermentato e la biga fermentata. Adesso in questa fase finale dell'impasto non inseriremo starter del lievito, perché metteremo il polish a metà di impasto che andrà a sostituire il lievito. Dobbiamo inserire l'altra parte, che è 1,4 kg di farina. Una volta che abbiamo inserito la biga a pezzettini all'interno della nostra planetaria o impastatrice, come in questo caso, andiamo ad inserire 1,4 kg di farina e adesso dobbiamo mettere l'acqua. Noi non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo 200 g nella biga di acqua e 200 g nel polish di acqua. Se calcoliamo su 2 kg 65% di traslazione, 650 g di acqua per chilo di farina, è 1,3 kg d'acqua che dovremmo andare a inserire qui dentro. Quindi meno 400 g di acqua che stanno in questi due prefermenti, dobbiamo inserire 900 g di acqua. Parte l'impasto, in 5 minuti si formerà la cosiddetta zucca e dopo il quinto minuto andiamo ad inserire il nostro polish. Una volta che la maglia glutinica si romperà e si legherà di nuovo, in modo che si incorderà sempre di più, parte la seconda velocità e inseriremo l'acqua dal 65% fino al 75% di traslazione. In poche parole, dobbiamo inserire altri 200 g di acqua. Andiamo ad inserire il polish. Stoppiamo tranquillamente la nostra impastatrice. E si riparte per un altro minuto a una velocità in modo che assorba il polish e poi partiamo con la zucca. Passato un minuto, naturalmente, andiamo con la doppia velocità, e altri 200 g di acqua per arrivare al 75% di idratazione. Naturalmente non si arriva mai in una sola volta dal 65 al 75, ma di step 65, 70, 70, 75. 100 g adesso, 100 g come appena assorbe l'acqua. E poi 50 g di olio, 25 g di olio extravergine per chilo di farina. Ho preparato il sale, che non l'ho comunicato fino adesso, ma nella pizza in teglia io inserisco prima i 50 g di olio, assorbe l'olio e poi vado a irrigidire la maglia glutinica con il sale e poi stoppo l'impastatrice. Ok. Stoppiamo l'impastatrice.
aspettiamo un quarto d'ora, 3 giri di corda, togliamo l'impasto e lo mettiamo qui dentro senza fare i geli. Ogni 3 ore, da una temperatura controllata, questo impasto, una volta che lo mettiamo nella ciotola, lo inseriamo nel frigo. Ogni 3 ore, tanto siamo in quarantena, raga, lo cacciamo fuori, diamo 2 pieghe, lo rimettiamo in ciotola, impellicoliamo di nuovo in frigo. Passati i nostri 15 minuti, 3 giri di corda. Togliamo, se vogliamo, un po' d'olio. Si impellicola, si mette in frigo a 4 gradi, ogni 3 ore 2 rigeneri. Ragazzi, sono passate le 9 ore e il terzo rigenero lo facciamo mentre facciamo lo staglio di 900 grammi per una teglia come la mia, 35 cm per 45 cm. Ecco, basta fare questo movimento, prendere nella parte centrale e capovolgere sopra. Coperchio sopra e frigo. Ci vediamo direttamente al loro raddoppio, dove li stendiamo, li mettiamo in teglia e le cuoceremo a 240 gradi. Ciao! Ci siamo, ragazzi! Dopo il terzo rigenero abbiamo fatto direttamente le palline, come ben vedete. Farina. Guardate l'impasto, bello morbido. Allora, la stesura non è come la pizza napoletana, eh? La stesura di questo impasto va dal cornicione alla parte centrale, cercando di avere un impasto omogeneo, uguale a livello di spessore dalla parte del cornicione alla parte centrale. Schiacciamo in questo modo. Giriamo. Ecco una teglia di 45 cm per 35 cm. Olio, ragazzi, non ci dimentichiamo l'olio. Ok, prendiamo il nostro impasto, togliamo la farina in eccesso e la mettiamo nell'apposita teglia. Ecco la teglia. Adesso la farcitura sarà molto facile. Una marinara, e potete trovarla in tutti i supermercati. Potete trovare questo prodotto in tutti i supermercati d'Italia. La rosina, i datterini. Prendiamo i datterini.